Un impegno bipartisan di oltre una trentina di parlamentari dei diversi schieramenti, tra i quali come primi firmatari i salernitani Bonavitaco e Iannuzzi, ha consentito di salvare i tribunali amministrativi regionali nelle città sedi di corti d'appello, tra i quali anche e soprattutto Salerno. È stato infatti approvato in Commissione Affari Costituzionali della Camera l'emendamento al decreto legge sulla pubblica amministrazione per salvare 5 sezioni staccate dei TAR, oltre a Salerno anche Reggio Calabria, Lecce, Brescia e Catania, esclusa dal taglio anche Bolzano. Per le altre sedi, quindi senza corte d'appello, invece la soppressione slitterà da ottobre del 2014 a luglio del 2015. Il testo ora dovrà passare all'approvazione definitiva della Camera, ma non dovrebbero esserci problemi. La norma che è stata approvata in Commissione Affari Costituzionali nella seduta notturna è una norma che prevede la conservazione e la salvaguardia delle sezioni staccate dei TAR ubicate in città che sono sedi di corte d'appello. Quindi viene salvaguardato e conservato il TAR Salerno, perché vi è l'affermazione di una regola chiara e precisa che corre la presenza del TAR alla presenza della corte d'appello. È un risultato molto importante, un risultato maturato in un clima unitario e bipartisan a cui ha lavorato molto il gruppo del PD. Noi avevamo presentato un emendamento, primo firmatario era il sottoscritto, e abbiamo lavorato con il collega Bonavitacola in un rapporto molto stretto con i ministri interessati nell'ambito della commissione per poter affermare un principio assolutamente giusto. Il TAR Salerno è per contenzioso 2013 il sesto in Italia, ha un indice di produttività elevato, serve un vasto e popoloso territorio, rappresenta un presidio di giustizia fondamentale al servizio dei cittadini e degli operatori economici. Penso che sia un importante e grande risultato per la nostra comunità.